a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Gaietta si sta guardando una serie TV o un film. Noi siamo quasi arrivati alla nostra prossima meta. Eccolo qui, Cri Cri, in attesa di arrivare. Ci abbiamo messo un'ora e un quarto e ci vogliono solo... Ci vuole solo un minuto e siamo arrivati. Ma se dire una cosa, ho fame da mezz'ora. Ha fame da mezz'ora, in realtà anche io ho un po' di stomaco che brontola. Lui vuole assolutamente un caffè, perché in questi giorni si è rotta la nostra macchina del caffè, siamo rimasti senza caffè. Domani mercoledì la vado 500 metri, svolta a sinistra e prendi strada Fontana dell'Occhio, a portare a insomma chi li aggiusta, e vediamo, perché non riscalda più l'acqua, quindi il caffè esce freddo, è vero? È vero? Sì, andiamo a destinazione, siamo arrivati! Noi siamo appena entrati, i bimbi mangiano, e qui che abbiamo? Ah, ci sono i pappagalli! Andiamo a fare la fila per pagare l'ingresso. Qui c'è una scimmietta carinissima! Guarda a me! Guarda, bellino! Sono una scimmia scagliata! Hai fatto la foto! Abbiamo entrato di là, secondo me, Cristian. Ciao scimmietta. Che carina. Bruno, faccio un tempo di foto dopo. Guarda questa gialla. Ciao. Ma andate, me la cagà. Scarichissimo. Aspetta, sta caricando. Guarda quante ce ne sono. Come sono? Mi ha scoiato. Non ti do il mio telefono. Ok, io do una scoiata. Questo lo sapete come si chiama, no? Sì, mi ha scoiato. Bellino! Questa raccoglie il cibo. Qui invece che scimmia è? Che scimmia? L'angula. Mamma, che coda lunga! Che carina! Guarda che si fanno le coccole, si abbracciano. Prima metti, prima metti, amore. Qua invece stiamo entrando nella zona rettilario. Sono zanzare gigantesche qua. Ma non le voglio uccidere, ma mi devono lasciare stare. Vediamo qui cosa c'è. C'è il serpente che è là. C'è il serpente. Ma sta solo davanti. Sono due. Ah, il serpente è solo. Ma la foto da 40. Qui abbiamo il cobra egiziano e ho appena scoperto che le sue ali non sono sempre aperte, cioè le apre solo se sono, se è arrabbiato. Io invece pensavo fosse sempre così. È un cobra! Qua si muove un serpente! No, è una vipera! Guarda, Cri! Fallo vedere, non lo vedi! Fate una foto! Guarda! Ehi, non ci sono! Ma pure quello là sotto, Cristian, l'hai visto? Qui c'è invece un'altra vipera. Guarda come sale. Ma qua sotto. Ah, questa si chiama proprio vipera dal corno. Questa è la, questa qua. Perché c'ha il corno sulla bocca, sul naso, come si chiama? Questa chi l'aveva detto? I grilli, oh, che schifo! Ma oddio mio! Che cosa? Se la mano se li mangia. Non so se si vede. Ci sono i grilli. I grilli. Allora, stavo dicendo, qui c'è tutto un reparto lucertole. L'unica cosa che non mi piace è che ci sono le piante finte. Cioè, tutto il verde che vedete è plastica. Questo è un vero peccato, perché poi fondamentalmente è fatto abbastanza bene lo zoo, almeno per quello che abbiamo visto finora. Qui abbiamo un serpente in posa per fare una foto. Eccolo qui che fotografa. Vedi, tutta plastica. Tutte queste foglie sono plastica, che peccato. Allora, vediamo un po' qualche altro animaluccio. Io non ne vedo nemmeno uno. Ah, qua c'è il falso corallo. L'hai visto, Gri? Eccolo qua, vedi quell'arancione, il falso corallo. Qui invece abbiamo il serpente leopardino. Aspetta, amore, arriva. Guarda, Gri, questo bianco. L'abbiamo qua? Una lucertola? Coccodrillo. Cri, no, giù. Io non riesco a fare. Levati da qua. E qui abbiamo
le tartarughine, le testuggini. Qui invece ci sono le tartarughe giganti, stanno mangiando. Qua ci sono, in questa teca ci sono 28 gradi. Stiamo praticamente assistendo a uno spettacolo dei mostri che loro chiamano qui. Noi chissà che cosa ci aspettavamo, insomma, questo inizia a parlare, ci inizia a spiegare un po' in generale di questo zoo, di tutta l'associazione. E passa questa con uno scarafaggio, un qualcosa in mano. Mo vi faccio vedere, ce l'ha in mano così subito. Ve l'ho fatto vedere da lontano perché quando si è avvicinata non sono riuscita nemmeno a guardare, insomma, cioè mi sono messa con la faccia a muro così fin quando non se n'è andata. E chissà mo cosa ci caccia. Questa invece è una lumaca. Questa è la ragazza che teneva la placca in mano. Adesso vediamo il geco leopardo. Ce l'ha sempre in mano la ragazza. Questa è la mascotte dello zoo, il drago barbuto. Dai, è carinissimo. Oh, guarda tre, mamma mia. Ha girato la posizione. Ah, ecco. Ciao, scimmietta. Gennaro, vieni, vieni. Oh, ogni volta che vengo se ne va. Ma hai ragione, pure a me faccio. Guarda, pure prima è andato di là. Te la sei posta la domanda? Ah, ti ho beccato! Sì, lo eri, un uomo lo fui. Ti ho beccato! Ciao! Scimmietta, ecco. Va bene, va bene. Ti sono antipatica, ciao, me ne vado. Qui c'è il pitone, gigantesco. Qui invece c'è un lemure. Che carino! Questi ridono come pazzi perché sta facendo qualche pipì. Eccolo! E si mette. Oh, ma c'è un altro qui sopra! Guarda che ci sta guardando, dice questi sono matti. Qua c'è un'altra specie di scimmia. Come sono strane, non le avevo mai viste. Allora, questo tipo di scimmia si chiama Colobo Guerrezza. Oddio, che sta succedendo? Erano le scimmie. Si stavano afferrando le scimmie. No, i lemuri. Qui invece ci sono due coccodrilli, uno qua e uno là fuori. Mamma! Giusto il spettacolo, Carmine, come sei, Cicci? Ciao, Timon! Abbiamo Timon! Ciao! Ma sei stupendo! Guarda quelli! Guarda che bello! Guarda là sopra! Oh, guarda me. Che carino! Guardate questo! Oh, ma c'è anche un nonso ricato qui! Guardate qua! Ciao! Bella. Mamma, guarda! Che bella, che bella! Mi sa, faccio la foto qua da sopra! Che carini! Guarda quello come scava! È bellissima! Io l'adoro, la giraffa! Troppo bella! Là ce n'è un'altra e poi abbiamo anche l'amica zebra. Due. Sta facendo la cacca? Sì. Sta facendo la cacca, amore. Sì, ciao. Ma che cacca? Ciao. Guarda. Davvero, fotografi. Sei bellissima. Sono magnifiche le giraffe. Qui è un punto ristoro dove ci sono tavolini, c'è il chiosco. C'è anche una sorta di parco giochi per i bambini. Mentre noi mangiamo il panino. Guarda che carina! Ma non c'è! Me le mandate? Come sono belle le lontre! Ciao! No, vengono qua, Che c'è? Vogliono mangiare! Vogliono mangiare in tavola! Guarda qua! Sono bellissime le lontre, è la prima volta che le vedevo! Ah, ma sono loro che fanno sto rumore, il loro verso!
Mangiano, vedi? Ma mangiano la carota! Che puzza! Qui siamo proprio in mezzo alle caprette. Ciao. Cri! Tu ti appoggi. Ma tu ti appoggi col. I cuccioli! Cri, ti appoggi col ginocchio a terra? No. Ma non mi pare tanto saggia la cosa, eh? Ma qui ci sono i piccolini proprio! Guarda che carini! Piccini piccini! Cri! Ah! Oh! E tu? Ciao! Mamma! Amore! Ciao! Com'è questa capretta? Bella! Ti piace? La portiamo a casa? Sì! Ma quelli piccolini! Ah, guarda che vogliono mangiare! Hai messo il video? Vogliono mangiare dalla mamma! Guarda che ciucciano il latte! Ciao! Guarda qua! Tu che continui a fare foto! Qui abbiamo il coniglio, qui ci sono i piccioni, colombo, poi di qua? Il gallo nero, mio Dio, puzza tantissimo! Ma ci sono anche i criceti! Guarda quanto è grande! E poi qui ci sono i porcellini d'India! Guarda come sono carini! Mamma, hai visto? Eccola, eccola, eccola! Amore, l'hai vista? L'hai vista, Green? Un grande combattimento! Fai video, Bruno, fai video! E io stanno, giocano come gioca Pantera e Ben. Proprio da qua. Uguale, due gattini, guarda! Ma perché poi? Ma gioca, no? Perché adesso lo metto così? Ma riprendi? No, come si dice? Guarda, ecco qua. Faccio il video. Più si attacca. Oh! Qua ci sono le manguste. Sì, però non abbiamo visto là sotto. Un suricillo. Quelli lì non abbiamo visto. Il tamarino. Guarda che ce n'è una qua a terra! Poi ci sono i tamarini. Cosa sono questi tamarini? Tamarino! Mamma, come sono brutti! Come sono brutti? Mamma, bruttissimo! Eccolo! Non è vero, Ia, sei bellino, sei bellino. Questo è un lemure, questo è Re Julien. Ciao. Guarda che stanno là. Ah, perché ci sono le macchine, hai visto? Gli stanno dando da mangiare, perciò sono. Questi non sono i lemuri, scusa. Questi sono i lemuri. Questo è Re Julien. Bravo, è Re Julien. Gli stanno dando da mangiare dal parcheggio, vedi? Qui invece abbiamo un uccello carinissimo, tanto 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 colorato. Questo è il turaco cresta rossa. Dov'è? Eccolo lì! Che vola da una parte o dall'altra. Opla. Adesso vi mostriamo dove abitano Muso e Elsa. Andiamo a vedere il leone e la leonessa che si trovano dietro a queste piante. Guarda, ci sta guardando. Siamo in tanti che lo guardiamo. Guarda. E poi c'è la leonessa lì. Tutto noi dobbiamo. Andiamo su che se ne stanno. Qui invece ci sono i fenicotteri che stanno riposando su una zampa. Qui c'è un'altra area picnic.
E andiamo a vedere. Ah, lì vedo un corvo. C'è magari un corvo. C'è anche Cri. Ciao Cri! Guarda! Guarda! C'è il corvo, Cri, l'hai visto? Lui quando si gira. Guarda. Mamma. Guarda, mamma. Ha fatto anche la foto, Cri Cri. Bravo. Invece di qua cosa c'è? Canguro? Sono bellissimo. Wallaby. Ci mancano gli spazi. Allora. Guarda. Era giallo, blu, era le cose, le aghe non le abbiamo viste. Il corvo ha appena gracchiato, però io non sono riuscita a prendere il suo verso. Ho fatto cracra. Gli altri si sono seduti che stanno vedendo, studiando la mappa per capire cosa ci manca ancora da guardare. Amore, cosa ci dici di questo parco? Di questo zoo? Molto animalesco. Abbiamo trovato l'ippopotamo. No, questo è l'ippopotamo pigmeo. Ippopotamo pigmeo. È totalmente diverso. E lo sapete? Va bene. Qui ci sono i capibara. Ah, sono appena andata a finire l'una. Oh! Puzza. Sì. Si sente un po' di puzza. Guarda che carini. Guarda, guarda che carini! Là ci sono anche i lama e gli emu. Che sono facendo? Ma ci dovrebbe essere pure il tapiro però. Ma quello là, quella specie di coniglio, guarda, che cos'è là tapiro con le zampe lunghe? Quella là, lepre del deserto anche. Vabbè, lepre del deserto, va bene. Va bene. Sì, sì, va bene, va bene. Allora, rettifico, ci sono gli alpaca e i nandù. Io per la prima volta ho visto il tapiro. Non so se si vede perché c'è il sole che non mi fa vedere niente sullo schermo. Però dovrebbe essere insomma qui dietro. Ma il tapiro è grandissimo. Io ero convinta che fosse piccolo. Invece no, è grande grande. Qui invece ci dovrebbero essere gli scoiattoli. Christian lo ha anche fotografato. Vediamo se lo riesco. Eccolo, se lo riesco a vedere. Eccolo, lo scoiattolino è qui. Scoiattolo rosso americano, suggeriscono i vicini. Ciao. Prima si è avvicinato a bellino. Ciao. Il tapiro. Io non l'avevo mai visto così. Ciao! Mamma, sei gigantesco! Sei lungo, vedi la musica? Mamma, la voglio fare stare. Questo? Ma perché sono divisi? Perché stanno in calore. Quindi sarà un maschio e una femmina. Noi stiamo facendo pausa perché dobbiamo aspettare le 4 che praticamente fanno il volo dei falconieri, insomma. Ci siamo seduti qui e stiamo giocando a un gioco divertentissimo. Parte Jacopo! Ognuno di noi deve dire una parola che finisce con lo. Orlo. Poi? Lo. Bravo! Ombrello! Scacquarillo. Vai a video. Oh, bene, perché? Scacquarillo non è italiano. Che sei? Portogallo. Serena, dove sei? Dove? Fallo. 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 Ancora, continua. Fallo. 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 Allora, non devi dire, dai, scritto c'è! Dai! Vai, Gaia! Acquarello! Tavolo! Martello! Pollo! Polo! Callo! Chilo! 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 Pelo! Com'è? Pelo! Pelo! Ah, pelo! Vai, Gaia! Ma questa imbroglia! E io... Oddio! Occhialo!
Gelo, gelo. Ghiacciolo. Ma che è qua, imbrogliate? Bullo. Bravo. Gelo. Tieni qua. Fallo. Come ti fallo? Come ti fallo? Ma vedo questo. Bravo. 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 State tutto va a cambiare. Chi ha detto bollo? Io bracco. Ma quando si cambia? Io no, ce l'hai in testa, ce l'hai in testa. Ah, ce l'hai in testa. Cappello. Bravo. Molo. Molo. Molo, dove stanno le mani? Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, oddio, quindici, sedici, diciassette, diciotto, diciannove, venti. Perso, 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 perso. Adoro bello. Bello, potevi dire anche solo bello. No, io sono visto. Bello. Scapolo. Come? Scapolo. Ah, ho capito, scapolo. Rullo. Collo. Scarpa. Scatolo. Uno, due, ghiacciolo, quattro, tre, cinque, sei, otto, nove, dieci, dodici, quindici, sei, sette, otto, nove, dieci, eliminato. Faciolo. Ula. Gallo. No, già detto. Merlo. Ma io non ricordo la parola. Vermicello. Scappello! Io, Callo! Scappello! Sì! Callo! Giallo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14! Giallo! Brava! L'ultimo minuto! Gri! 1, 2, 3, Gelo! Già detto! 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Scappello! Acquarello. Già detto. Già detto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, Spopolo. Spopolare. No, spopolo, il popolo. Spopolo. No, spopolo. 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, eliminato. I'm so sorry. E io non la tengo. Eliminato? Ma no, come? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, l'anello. L'anello. No, Cristian, no. L'oculo. Come sei? Ostello. Gioiello. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eliminato. Pipistrello. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Albello. Cristello. Cristallo. Cristallo. Vabbè ragazzi, vi farò sapere chi vince perché mi sono staccato le braccia. Flagello. E sì, sono rimasti a te in tutto questo. E vince Cristian con... Con le parole lo! Lo! Ma decido io che cosa mettere! Basta, basta! Siamo entrati in un anfiteatro, più o meno, se si può chiamare così, e qui faranno lo spettacolo dei falconieri. Nonna santa! Bellissimo! Però è troppo lontano, che peccato. Wow. Eccola là. Vai, Ari, brava. Ok. E Grigio è un esemplare molto testardo che difficilmente perde di vista il proprio obiettivo. È un esemplare femmina e lo si può notare dalle macchie al fuoco. Che bella! Sarebbe stata completamente bianca. Signori, vi chiedo la cortesia di fare un po' di silenzio, altrimenti il Virgine non ci ascolta. I signori vogliono uscire perché il bimbo non si sta. Eccolo. E facciamo un applauso
la nostra Edvige. Artù, 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 bravo, 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 ok. Guarda, è meraviglioso. Vai, qua, bravo, sì, qua, sì, siamo, siamo qua. Dai, allora, dai, qua, qua, qua. Arto. Lì, andiamo, andiamo, su, andiamo, qua. Bravo, lì. Qua. Sto cercando cibo. Ah. Facciamo un applauso a Amazon. Amazon. Facciamo un applauso a Rooster che vola con noi da solo poco tempo ed è un esemplare molto giovane. Il logoro è un simulacro di preda, anche enunciato da Dante nella Cantica all'Inferno. Cri, ti sta piacendo? Mi sta annoiando, però è bello. Come ti stai annoiando, però è bello? A te, Gaia? Bello. Bello? Ci siamo messi in macchina e è appena finita la nostra giornata allo zoo, ma stiamo andando a farci un giro a Benevento, Benevento Centro. Andiamo a visitare un po' la città. Fammi vedere un po' queste manine. Fammi vedere un po' queste manine. Le hai pulite bene? Le come si chiamano? Le catene? Adesso ci facciamo una bella passeggiata nel centro città. No. Sì. No. Andiamo ad esplorare. No. Vediamo cosa c'è di bello. Abbiamo trovato anche la chiesa, la cattedrale metropolitana di Santa Maria. Siamo arrivati qui e ci siamo fatti un giretto, ma c'è un vento, fa freddissimo. Diciamo di assaggiarci il naso. Adesso stiamo continuando a scendere. Siamo alla ricerca.
leggermente a sinistra e prendi via dei Downy, SS90 bis. Benevento straconsigliata, veramente tantissime cose da visitare, però noi eravamo già stremati della giornata. Anche allo zoo, allo zoo. Sì, lo zoo bellissimo, tenuto molto bene, quindi a noi ci è piaciuto tantissimo, super approvato. E dicevo, eravamo stremati della giornata allo zoo e quindi non siamo riusciti a visitare tutto Benevento, anche perché ci siamo vestiti anche molto leggeri, c'era molto vento e faceva freddo. Posso dire una cosa? Certo. A me è piaciuto quasi tutto dello zoo, ma svolta leggermente a sinistra e prendi via dei Downy, SS90 bis. In che senso? Le cose che non si facevano vedere. Tipo? Tutti gli acquari. E vabbè, ma non c'è. Non c'erano, che c'è? Ma no, dai. No, no, comunque, molto bello. Super approvato e... bello, ci è piaciuto. Questa giornata ci è piaciuta tanto. Adesso andiamo a casa e... domani a scuola. Domani siamo a scuola, è vero, è vero. Salutate! Ciao, ciao, ciao! Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video! Ciao! Ciao, ciao belli! Ciao, Caglietta! Famiglia in diretta! Seguiteci e lasciate un like! Grazie! Ciao!